Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, questo è un aggiornamento della situazione sul fronte Pisa per quanto riguarda i giocatori dalla rosa che noi martedì affronteremo, il Parma in casa. E prima di andare avanti, mi raccomando, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Bene, allora, che dire, dopo la buonissima prestazione dei ragazzi a Genova, dove abbiamo vinto per 2-0, facciamo la conta degli infortuni. Allora, abbiamo Campani che è fuori condizione, quindi Caracciolo, Giozzi, Esteves, De Vitis, Barberis, Touré, Torregrossa e Barbieri, e adesso si sono aggiunti Tramoni e Moreo. La lista è lunga, molto lunga. Barbieri io credo che si possa recuperare, almeno queste sono le voci. Gli altri forse Touré, ma gli altri, ma non lo so, dicevano magari Caracciolo, può essere, però io ricordo che oggi è domenica, c'è stato l'allenamento mattutino e poi domani c'è il pomeridiano, quindi al Settilar di San Piero a Grado ci sarà l'allenamento pomeridiano, dove lì andranno a valutare per meglio e definitivamente chi può essere della partita e chi no. Poi che dire, la coperta si fa corta, ma non ci voleva sicuramente insomma la rottura dei Tramoni, sta parlando di Cruciato, insomma sono tempi biblici di recupero, se tanto mi dà tanto. Moreo dovrebbe essere uno stiramento, insomma giù di lì, però anche quello incide. Meno male che poi c'è la partita col Modena e dopo c'è la sosta, dobbiamo vederla sotto questo aspetto. I recuperabili sono pochi, saranno veramente pochi. Ora, nella considerazione che la società ha comprato Malacar, credo che si pronunci così, insomma, è una punta di rilievo. Io sono contento anche di questo acquisto. Ho fatto visite mediche e contratto proprio alla velocità della luce. Questo acquisto è costato 3 milioni, quindi un grosso esborso per la società. E io credo che mister Aquilani sarà costretto a scenderlo in campo, insomma a utilizzarlo subito contro il Parma, partita difficilissima contro il Parma. E vabbè, d'altra parte questa è la situazione, insomma un giocatore, questo Malacar che viene dallo Spalato. E niente, poi la società stava vedendo di tornare sul mercato perché la rottura di Tramoni insomma fa modo di dover insomma cambiare un po' quelli che sono i piani. È solo che diciamo ci vuole un over, quindi non lo so, magari andrà via gli Ozzi, non lo so, per ripianare il buco, insomma, perché il discorso è anche questo, bisogna fare i conti con gli over. Tramoni classe 2000, quindi questa è la situazione. Diamo via l'unico aver mercato ora come ora gli Ozzi, che è cercato dal Bari e da Brescia, insomma, quindi questa situazione insomma è un po' critica, ecco, diciamo così, una situazione un po' critica. Vabbè, che dire, speriamo bene, vediamo domani che c'è l'allenamento, insomma, e quindi verranno decisi i giochi, perché martedì mattina ci sarà la classica rifinitura all'Arena, martedì mattina. E poi pomeriggio giochiamo, quindi pomeriggio insomma la sera 20:30. Questa è la situazione. Peccato, perché non ci voleva né l'infortunio a Tramoni e non ci voleva l'infortunio
amore, sicuramente no. Piove sul bagnato, come si dice, no? Piove sul bagnato. Mai una volta che andasse per il verso. Vabbè, è così. La sfortuna ci perseguita. Vabbè, ma io credo che alla fine il mister riuscirà ad inquadrare la situazione, insomma, ecco. Bene, detto questo, questo era un aggiornamento della situazione. Se ci saranno novità, eccetera, eccetera, vi metterò al corrente, ma oramai credo che i giochi, insomma, sono quelli. Ma io credo che Barbieri, insomma, sia sulla strada del recupero e magari anche Touré. Questo è quanto. Va bene, ragazzi, io per questo video la chiudo qua. Mi raccomando, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!